Scusate del ritardo, ma purtroppo io vengo da Cinepromane, che hanno messo queste manifestazioni in concomitanza, e quindi purtroppo, però non volevo mancare a questo incontro qui a Camerata, perché volevo onorare l'invito del sindaco e del presidente Settimio, del Settimio, liberati. Di Settimio, sì. No, vabbè, e quindi sono venuto anche perché il tema è estremamente interessante, è un tema che coinvolge un po' tutto il nostro territorio, quindi non è che qualche comune è, diciamo che le peculiarità territoriali, anche se ci sono peculiarità diverse, più ci avviciniamo a Roma, più diciamo un po' le peculiarità territoriali sono diverse, però sono temi che ci accomunano tutti quanti. Io credo, perché ho visto la scaletta, diciamo, degli argomenti da trattare, e oltre alla ricorrenza, quindi alla celebrazione di questo 153° anniversario della distruzione di Camerata Vecchia, diciamo che oggi viene ricordato, i temi sono incentrati sostanzialmente su alcuni aspetti di carattere turistico, turistico-culturale, di valorizzazione del territorio. Io credo che la valorizzazione dei nostri territori debba passare attraverso dei progetti, che siano progetti però strutturali, e giustamente faceva riferimento il sindaco agli enti locali, anche enti sovraccomunali, per cui penso ad un progetto regionale, per esempio, di valorizzazione dei territori, ma di valorizzazione delle peculiarità dei singoli territori, per cui è chiaro che può essere un progetto regionale che veda territori montani, territori del mare, territori della collina, trattati in forma diversa, ma comunque un grosso progetto strutturale che punti a valorizzare, secondo i singoli aspetti, i diversi territori. Questo può essere un progetto sostenibile, cioè un progetto che, partendo dall'analisi del territorio, ne cerchi e ne valorizzi gli elementi essenziali, gli elementi importanti del territorio. E allora il nostro territorio è stato ed è ancora tuttora spesso, anzi io direi sempre, oggetto di un turismo un po' mordi e fuggi, un turismo un po' della domenica, del sabato della domenica, della sagra. Allora il problema è invertire questa tendenza, però per invertire questa tendenza bisogna fare delle operazioni incoming, cioè bisogna cercare di strutturare all'interno di questi territori le possibilità anche ricettive e le possibilità di diciamo di valorizzazione ma anche di visione del territorio. Quindi pensare a studiarlo il territorio, ed ecco la proposta del sindaco, appunto, di un laboratorio di formazione di un gruppo, e localizzarlo chiaramente in una realtà per costruire i percorsi, per esempio percorsi archeologici, percorsi naturalistici, percorsi storici che diano il senso, possano far scoprire le singole e diverse, appunto, peculiarità del territorio. Questo dovrebbe essere la parte iniziale, quindi, come si dice, il quadro, la cornice dentro la quale, quindi questo progetto strutturale come cornice dentro la quale poi si cala il discorso dei singoli territori, e quindi andare a valorizzare tutti gli aspetti storico, culturali, enogastronomici, quello che in altre regioni è la ricchezza per altre regioni e che sono fonte chiaramente di possibilità occupazionali e di rivalorizzazione di tutte quelle parti, di tutti quegli aspetti agrosilvopastorali, di tutti quegli aspetti dell'agricoltura diciamo biologica, di tutta una serie di aspetti che costituiscono posti di lavoro, perché oggi c'è una grande fame di lavoro. Ma spesso, come io dico sempre, il lavoro è qualcosa che bisogna inventarselo oggi. Bisogna essere molto creativi, cioè pensare a qualcosa, perché ci sono diverse opportunità. E non ultime queste opportunità che noi abbiamo a portata di mano, e spesso i giovani non riescono a costruire nella mente, perché non indirizzati da piani più ampi, un piccolo master plan, cioè un'idea che li porti, un'idea sulla quale credere, sulla quale puntare, sul proprio territorio, che li porti a costruire il futuro, perché queste possibilità ci sono, e Camerata ne ha dato dimostrazione. Io l'anno scorso sono venuto qui per
la festa dei vigili, che era quella che oggi era a Cineto, e abbiamo avuto come dono una caciottina, tutti quanti, che è una produzione camerata, cioè è impacchettata e fatta qui a Camerata. Ma come queste cose se ne possono fare tante altre, dall'artigianato appunto al costruire, per esempio, gruppi di giovani che fanno guide turistiche, e quindi imparare le lingue e quindi costruire una piccola cooperativa di guida turistica che si mette al servizio di un territorio che va da qui a Valle Piedra e che scopra gli angoli culturali, gli angoli storici, gli angoli diciamo, e che sia guida al turista che viene, il quale non è che viene e poi scappa, ma viene portando dentro di sé la memoria di questi luoghi. Quindi voglio dire, bisogna, per creare uno sviluppo e una valorizzazione sostenibile, bisogna fare il punto su quelli che sono appunto gli aspetti importanti del territorio e cercare su quelli di creare economia, cioè di fare impresa. Quindi se i giovani riescono a mettersi insieme e riescono ad avere l'idea vincente, quindi a crearsi questa a organizzarsi nella mente, perché poi io sono un po' per questo, credo che gli americani hanno ragione, bisogna crederci alle cose. Se uno ci crede, forse, e quando si genera un'idea, se uno ci crede si va, no? Steve Jobs diceva: bisogna essere visionari, bisogna avere la visione. Quindi l'idea deve essere per il giovane avere una visione del proprio territorio, capirlo e poi dire: oh, toh, c'è questa idea che se io la affronto insieme con altri, con l'aiuto delle istituzioni, con l'aiuto delle istituzioni regionali, comunali, la Pro Loco e tutti insieme, il concetto dello stare insieme, del costruire insieme il futuro dei singoli luoghi, perché il futuro è un fare, ma è anche una visione. Un progetto, è un progetto che in genere non è mai un progetto elitario, cioè io faccio io. Dobbiamo, è un progetto, sono progetti che in genere nascono mettendosi insieme, perché nessuno di noi elitariamente è il depositario, è il capace di fare tutto. Quindi questa ricerca di partecipazione alla progettualità io credo sia la migliore forma e di democrazia e di valorizzazione del territorio. Quindi io ringrazio il sindaco, non voglio dilungarmi, ci sarebbero tante altre cosine che potremmo affrontare, però sicuramente nella collaborazione, nell'incontro che potremmo avere anche in termini nel prosieguo degli anni che ancora abbiamo da amministrare, speriamo anche gli altri, probabilmente in questo confronto, come diceva Socrate, c'è la verità, è nel confronto tra gli uomini che nasce la verità. Confrontandoci tra sindaci, ognuno padrone delle conoscenze del proprio territorio, perché è figlio di quella terra, dal confronto, socratico confronto, probabilmente potremmo tirare fuori un'idea generale, un'idea anche particolare, delle idee che creino in questa stagione dove abbiamo grande fame di lavoro e dove compito delle istituzioni, compito nostro, compito della politica, è quello di puntare alla crescita, allo sviluppo, al futuro, cioè di avere un'idea, una visione, come appunto diceva Gio. Bene, io vi ringrazio e